Mi piace a volte fare del buon digiuno telematico. Lasciare a casa lo smartphone. Dire alle altre persone, ai miei cari, guardate ragazzi, oggi lascerò il telefono a casa sul tavolo e andrò a vivere. Non potrete geolocalizzarmi, non potrò fotografare ciò che sto mangiando. È figo. Deve essere l'ultima tendenza il fatto di cose cool, talmente tanto cool che non viene purtroppo compresa questa tendenza. Siamo ancora impreparati, siamo ancora vergini per certi aspetti. Questa capacità di non raccontare la propria vita agli altri per almeno 8 minuti, io me la immagino veramente come un'avanguardia. Prendete le avanguardie artistiche, no? Questi pittori di arte contemporanea incomprensibili. Lucio Fontana. Le tele con questo spacco in mezzo, questo taglio. Incredibile che tutti noi sappiamo cosa significa a livello etimologico, non solo. Ma pensate ai primi tempi, questi stolti che non erano ancora preparati, ecco. Io me li immagino, per esempio, a Roma. Abbiamo un sacco di difetti noi romani, ma senza dubbio a volte, fino a qualche tempo fa, eravamo gente che diceva subito quello che pensava. E io me li immagino i romani, alle prime mostre di Lucio Fontana, alle prime esposizioni davanti a questi quadri. Ma sti pezzi di merda che hanno distrutto tutto. Tutto hanno tagliato, ste merde. Dacci loro, tu vedrai, a Milano sti quadri perfetti. Non erano pronti ad affrontare Lucio Fontana, esattamente come noi oggi non siamo pronti ad affrontare il digiuno telematico. Capite cosa sto dicendo? Abbiamo questo pollice che sta diventando come quello di Uma Thurman in quel film, come si chiamava? Non mi ricordo. Con questo pollice di 6 metri. Il digiuno telematico. La dieta dal wifi, questa capacità di entrare in un posto senza domandare la password del wifi. È un po' come un artista incompreso. Il like possiede la nostra vita. Voi pensavate di ridere stasera col cazzo? Perché il like è alla base della nostra vita. Perché la nostra vita ormai la valutiamo in base all'opinione che gli altri si fanno di noi sui social. Un'opinione che, parlo in maniera autobiografica, possiamo veramente costruire noi stessi senza il bisogno di nessuno. E questa è la cosa inquietante. È questo che sta succedendo un po' in tutti gli ambiti, ma non voglio parlare di politica. Facciamo cabaret, il like, un'arma da fuoco. Uno strumento talmente potente che non puoi più permetterti di utilizzarlo a cazzo come facevi una volta. Ora devi usarlo con giudizio. Perché c'è chi per un like di troppo o di meno, guarda che ti toglie l'amicizia. C'è chi fa delle analisi statistiche sull'andamento della propria vita basandosi sul like. E in base a questo like si esalta, si fidanza, si deprime, cambia la foto profilo non accorgendosi che comunque ci sarà sempre la sua stessa faccia da cazzo. Stermina la famiglia, sposa Sara Tommasi. Se ridete è perché sapete chi è Sara Tommasi. C'è poco da ridere. C'è chi fa delle analisi statistiche sull'andamento della propria vita basandosi sui like. E ci sono quelli che ti tengono d'occhio. E che ogni mattina si svegliano e sanno che dovranno avere più like sia del leone che della gazzella, ma soprattutto sanno che dovranno avere più like di tutti i colleghi, sì, e soprattutto sanno che dovranno controllare che tra i tanti apprezzamenti che affollano il loro status ci sia anche il tuo di like, o se ti sei davvero dimenticato di loro. Tu pensi che il tuo like passi inosservato? Cazzo, è un like? E no, ci sono i precisi del like che fanno
fanno i diagrammi di flusso. Che fanno... Vedete, le mie sono più catechesi che pezzi comici. E ho lo stesso risultato dei preti. Dissenso. Poi magari sono cose gravi, per cui uno mi fa la battuta, è una battuta di cattivo gusto. Però ecco, avete un posto dove mettere lo smartphone questa sera? Abbiamo delle... Tu pensi che il tuo like passi inosservato, che non faccia la differenza? Loro sono lì invece, perché sono i precisi del like ad aprire la tendina, guarda altri commenti, leggi di più, e si mettono lì a scrutare tutti i nomi di mi piace, tutti, ve l'ho detto, alambicchi, tavoli come quelli degli studi di architettura, per fare le statistiche sui vari tipi di like, perché non c'è più soltanto un like, e questa è la cosa terribile. Ce ne sono diversi, sono catalogabili. C'è like che metti per leccare il culo al tuo capo. Io leggo certe cose. I love my job. Ma che cazzo? Il like d'affetto. Quasi squisitamente sempre femminile. Quel like che metti a prescindere dalla qualità del post del tuo amico. È un like che gli metti perché gli vuoi bene. Una specie appunto di like a prescindere, un like che vuol dire ti voglio bene, amico mio, qualsiasi cosa tu faccia. Hai postato un brano di Emma Marrone? Fidati del cognome la prossima volta. Oh, non lo so, hai postato un brano metal, un brano degli Slayer, il discorso di Prodi alla fiera del fumetto di Casal Pusterlengo, che ne so, io ti metto il like perché credo in te, amico mio, andrà meglio la prossima volta, like, vai, pattina. Io metto un sacco di like per timore di ritorsioni, ma ci sono dei post davanti ai quali non posso, forse perché sono andata a scuola dalle suore, che ne so, c'ho questa tigna, non posso. Quei post con le foto dei cagnolini, avete presente? Tutti travestiti, truccati, che li drogano di sicuro quei cagnolini lì, ma la gente non lo sa perché non si informa. Come fai a mettere una tuta da coccinella a un alano? Lo devi drogare. Dovreste drogare anche me per farmela indossare una tuta da cucinella. Ma oppure queste, non credo che siano fotografie, immagino siano delle elaborazioni grafiche fatte a computer, quindi con queste silhouette di donne perfette che guardano il tramonto, spesso e volentieri in bianco e nero, con sopra delle frasi in sovraimpressione pseudo filosofiche e sempre inspiegabilmente attribuite a Jim Morrison, che poveretto forse non si può lamentare, insomma, sono delle frasi. Il cuore di chi ama vive per sempre. La gelosia è la bellissima spina nella rosa dell'amore, vi giuro, è verità. Chi mi ha mentito non mi merita. Forse l'ha detto in Roadhouse Blues e non ho letto bene il testo, cazzo. Ma quando vedo immagini di questo genere, io vorrei che ci fosse quel bottoncino lì. Non possono non averci pensato i grafici, questi qui, che immaginatevi, no? Con i milioni che hanno a disposizione, come fai a non pensare di creare il bottoncino? Vai a farti fottere, adesso, in maniera puntuale. Fottiti. Tu e i parenti tuoi. Dicendolo ovviamente, no? In gergo marketing, quindi magari creando un bottoncino, adesso che si possono fare tutte queste faccine, queste cosine con i sonini, che tu arrivi in ufficio, accendi il computer, vai,
di nascosto sui social e ti piove quella pioggia di quella grandinata di fiori colorati con le musichine che ti sgamano subito. Ecco, perché non creare una bella emoticon rumorosa con un bel suono a forma di catena del cesso, con una catenina anche un po' vintage. Tu la invii, la gente ci clicca sopra e gli inonda lo schermo con lo scarico. A quel punto, questa emoticon, io immagino che si potrebbe anche adottare contro tutti coloro che ancora inviano catene di Sant'Antonio su WhatsApp. Anche qui noi donne siamo esclusivamente imbecilli, non mi viene un altro termine in mente. Se invii questo cuore ad altre 10 amiche alle quali vuoi bene, tra 3 ore e 15 minuti si avvererà un tuo desiderio. Faccetta, faccetta, faccetta. Io l'ho provato, funziona, dicono quelle più spudorate. Poi ci sono quelle a metà strada che si vergognano, magari sono laureate, quindi prendono la loro posizione accademica. Tanto vale provare, no? Te la do io la catena, imbecille. L'amore è l'incontro tra due persone scritto sul muro del destino. Arianna ti ha inviato uno sciacquone. Vuoi scaricarlo adesso?